Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Avete voglia di un piatto unico, saporito e gustoso? E allora oggi prepariamo la pagnotta ripiena di filarielli e salsiccia. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono puramente indicativi, perché naturalmente dipenderà da quanto è grossa la vostra pagnotta e da quanto la volete riempire. Ma qui sulla tavola c'è una pagnotta da 1 kg circa di grano duro, 600-700 g di friggitelli che ho tagliato in 4 parti perché erano abbastanza lunghi e grandi, 400 g di salsiccia, 400 g di passati di pomodoro, uno scalogno bello grande tagliato finemente, olio, sale e pepe. È facile, veloce, gustosissima, io non vedo già l'ora di mangiarla. Mettiamoci a cucinare. In questa mia padella ho aggiunto 4-5 cucchiai di olio extravergine d'oliva, quello buono. Ho lasciato da freddo in infusione lo scalogno, adesso lo faccio durare qualche secondo e poi aggiungiamo la salsiccia da cui ho rimosso il budello. Aggiungiamo la salsiccia rompendola con le mani e ora sgraniamola in pezzi più piccoli. A questo punto aggiungo i friggitelli all'interno, chiudo con un coperchio e devo farli appassire per circa 5 minuti, regolando anche di sale e pepe. Ho fatto passare una decina di minuti, non resta che aggiungere l'ultimo ingrediente, che è la passata di pomodoro. Io aggiungo anche un pochettino di acqua per sciacquare la ciotolina. Do un'ultima mescolata, chiudo. Lasciamo insaporire bene 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 per un quarto d'ora, 20 minuti, e comunque dovrà ridursi più della metà il sugo che abbiamo qua nella padella. Chiudiamo non del tutto col coperchio e il fuoco medio alto. A dopo. Regolo un pochettino ancora di sale che serviva e il gioco è fatto. Spegniamo pure il gas, non ci resta che tagliare il pane e poi, mamma mia ragazzi, qua c'è un profumo che non vi dico. L'ultimo passaggio che ci resta da fare è andare a tagliare la parte superiore della nostra pagnotta di grano duro a mo' di coperchio e svuotarla da tutta la mollica presente all'interno. Prendetevi piano piano tutto il tempo che vi serve e a fra poco. Eccoci qui, se potete lasciate un po' più di mollica sul fondo, perché poi il pane si andrà a impregnare di tutto il sughetto, come dice Rocco Papaleo in Basilicata Coast to Coast, sa da sponzà. Quindi non ci rimane altro che riempire di questo buonissimo, gudurioso condimento il nostro pane. Non lesinate, mi raccomando. Riempite bene i bordi e questo pane ora deve riposare una mezz'oretta, così che la mollica si impregni di tutto questo sughetto buonissimo, gustoso. Io non vedo già l'ora di mangiarlo, vi dico, perché qua in cucina c'è un profumino delizioso. Sperando questa ricetta vi sia piaciuta, mettete un bel like, condividete e se la rifate anche voi mandatemi le vostre foto. Ci vediamo domenica prossima e io naturalmente chiudo col coperchio. A domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.